Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante. Due cuori una capanna, l'idea era questa, sai? Romantico, proprio. E quindi parto con questa idea e subito non troviamo niente. Mi fa, guarda, chi ce l'ha, se la tiene, non è che stia lì tanto a... E passa qualche mese, un giorno mi viene a trovare mentre sto lavorando e mi dice, dai, vieni, devo farti vedere questa cosa. Quindi mi porta a vedere questa cosa, che è un terreno, questo qua, che era stato abbandonato per parecchio tempo, perché è stato 18 anni che non è stato coltivato. Quindi è un terreno dove la vigna è stata abbandonata, sono venuti su i rovi, quindi era una situazione piuttosto, come dire, ingarbugliata. Ho preso una domenica e gli ho detto, guarda, mettiamoci le scarpe da andare a fare un po' di trekking in pantaloni vecchi, che facciamo due passi, siamo venuti su da sotto alla collina in mezzo ai rovi, siamo arrivati qua sopra proprio dove c'è il cancello ora, e gli dico, Alessandra, guarda, a me piacerebbe questo, mi piacerebbe fare una vita così, ci sarebbe questa opportunità, mi piacerebbe farlo con te. Gli metto davanti tutto, gli metto davanti. E quindi Alessandra, lei subito non mi risponde, mi dà un grosso abbraccio e siamo partiti così. Questi filari qua nessuno ti può togliere né disciplinare, o che venga chi si vuole, questa è testimonianza. E quindi non c'è disciplinare o meno, anzi, disciplinare è sostanzialmente è quello. Quindi bisogna che cerchiamo di mantenere quello che abbiamo. Ma come tu sostituisci una vigna, puoi sostituire una pianta. Certo. E nessuno ti può dire niente, certo, né disciplinare né il Papa. Cioè, logicamente... Logico che devi farlo in maniera adeguata. Cioè, cosa significa? Significa che se lì c'è l'albero non ci può stare la vigna al piede, che sarà a 2 metri di distanza per poi poterla... No, è attaccato però. Ma lì è una cosa vecchia. Perché quella lì è una cosa vecchia. Non c'era ancora la burocrazia. Okay. Queste sono sostanzialmente, fanno parte del nostro territorio. Ci sono dei muri che sono stati costruiti parecchio tempo fa, ma sono stati costruiti in maniera molto particolare, perché se noi andiamo un po' ad analizzare questo muro qua, è fatto a forma di diga in maniera da far filtrare l'acqua verso valle, ok? Davanti venivano messi i sassi, quelli più belli, squadrati. Più squadrati, no? In maniera da costruire una struttura piuttosto verticale, no? E in mezzo, diciamo, tra il sasso all'interno e quello esterno, andavano tutti quei piccoli frammenti che noi qui riusciamo un pochino a vedere, no? Eccoli qua, forse qua si vedono ancora meglio. Eccoli qua, i sassi all'interno, no? Tutte queste scaglie, no? Eccole qua. Che queste cosa servivano? Servivano innanzitutto da filtrare l'acqua, ma inoltre da evitare che il sole andasse ad asciugare il terreno durante l'estate. Quindi di conseguenza avevano un doppio effetto: mantenere l'umidità durante l'estate e permettere di drenare l'acqua verso valle. Quando noi abbiamo iniziato nel 95, nel, non so, 99, così, no? Un mio compagno di classe, un mio caro compagno di classe, mi dice, guarda, non ho marrone abbastanza da mandare in America, se vuoi metti su un cartone che magari glielo facciamo assaggiare a questo importatore. Glielo mando giù, dopo 3 mesi arriva un fax, il vino non ci è piaciuto, è troppo acido, non è morbido, non c'è abbastanza legno, e mi fa un elenco di nomi di assaggiarmi queste bottiglie e di farlo uguale. Cosa gli ho risposto? Gli ho risposto che io il vino delle mie terre è questo qua e non posso fare un altro vino diverso. Cosa gli dovevo rispondere? Cioè, questa è la realtà. È per quello che prima ti dicevo, non è che pensiamo prima al vino che esce, ma pensiamo prima a che tipo di terreno abbiamo, capiamo il vino che esce e dopo posso pensare se è un prodotto che posso ottenere da una vigna vecchia per farla marrone o da una vigna giovane per poter fare un Valpolicella. Se sono qui su questa collina qua scelgo una cosa, se sono in un altro terreno faccio un'altra cosa, come effettivamente facciamo. Noi la raccogliamo l'uva già in questi plateau di legno in campagna, quindi l'uva viene posizionata in quel momento lì e poi viene portata in questo fruttaio, quindi l'uva non viene più toccata, viene portata in questo fruttaio che, come vedete, siamo nel piano più alto della casa, quindi è un granaio dove l'aria circola in maniera del tutto
spontanea, proprio perché sfruttiamo questo vento del Monte d'Allora, no? Quindi questo appassimento molto, molto lento, quindi non deve essere troppo, troppo veloce, ecco. Quindi questa è una corvina, per esempio, no? Vediamo che già adesso ha perso circa un 25-30% in acqua e siamo già in una buona fase di concentrazione, ecco. Quindi rimarrà qui per altri 15-20 giorni e poi verrà pigiata, pigeremo verso il 20 di novembre, insomma, no? Quindi sostanzialmente l'uva deve essere nelle condizioni migliori per poter fare un appassimento del genere. Devi saperla scegliere, non deve essere che va dentro chiunque e raccoglie tutto quello che c'è. Deve essere invece centesinata, bisogna stare attenti, guardare se c'è qualcosa che non va. Se per caso un grappolo non va bene, lo dobbiamo mettere per terra, dobbiamo rinunciare di metterlo nella cassetta, perché questo sicuramente mi creerà dei problemi poi in cantina. Ma anche proprio mentre studiavo vedevo delle cose a casa e a scuola magari ti dicevano che non si fa, che non funziona, e poi scopri che in realtà funziona meglio o che è meglio così, insomma. Quindi non sei mai andato da loro a dire no, ma state sbagliando, no? No, forse qualche volta magari qualche domanda ai professori o qualche domanda così a casa. Si è attirato un po' le critiche quando ha voluto portare il vino biodinamico come tesina d'esame, ma... Sì, sì. E t'hanno detto non si può fare. Esatto, no, difficile non farlo. È una cosa, dopo vai nei casini, ti fanno due domande, finisce. Non c'è certezza. No, figurati. Il mio pensiero sull'amarone è che quando entra in bocca non deve essere un pugile che ti deve prendere a pugni per farti capire guarda che sono forte, sono figo, sono tutto io. Il problema è che le aziende hanno seguito troppo il mercato e quando tu segui il mercato non fai quello che è il territorio, ma noi facciamo il territorio deve entrare come in punta di piedi, come una ballerina, deve danzare in bocca, questo bellissimo. È un vino buono. Quando si parla di territorio, adesso noi lo traduciamo in italiano, però dobbiamo interpretarlo come terroir, quindi nel terroir c'è l'uomo. Cioè, sì, quindi la roccia va bene, identitaria, finché vuoi, ma dopo la... L'impronta è sempre la mano di chi lo fa il vino. Cioè noi con i nostri ragazzi che sono venuti a darci una mano a raccogliere l'uva, insomma, facciamo una festa. Abbiamo la musica in vigna mentre stiamo raccogliendo l'uva, ci fermiamo, scherziamo, perché è fondamentale star bene a fare un lavoro. Se vogliamo parlare di frequenze, se vogliamo parlare... Cioè, c'è tutto un insieme di cose che fa diventare una cosa buona, no? Quello che si dice, l'amore, metterci l'amore, no? E questo è il nostro motto, è le nostre mani. E cosa c'è scritto? Vediamo se siete preparati. Help! Sono le nostre mani, di tutta la famiglia, dove c'è scritto oltre al cuore solo questo. Momento. Allora, al 3 diciamo. Ok, ci siamo? Adoro mordere. Tac, la seconda! Vai, 1, 2, 3. Amarone!